Buon pomeriggio, cominciamo in perfetto orario perché, come vi dirò fra poco, abbiamo una serie di collegamenti e quindi rispetto sia in partenza che in chiusura di questo incontro e anche per questa ragione. Io vi ringrazio molto della vostra presenza, non era affatto scontato dato il clima che stiamo un po' tutti vivendo, ma d'altronde questo oratorio, che è bellissimo di suo, peraltro permette un corretto distanziamento. Quindi vi ringrazio molto per la partecipazione a questo secondo incontro, secondo dialogo di una serie di dialoghi matematici sul tema genere femminile e numero singolare. Vedremo quanto opportuno è questo titolo generale proprio oggi. Nella programmazione di questi incontri che sono voluti dalla casa editrice Il Mulino, ringraziamo tantissimo chi ci ospita, la Fondazione del Monte, Misma Onda, di nuovo per la collaborazione all'organizzazione, Unicredit e It's Maker. E nell'ambito di questa iniziativa del Patto per la letteratura del Comune di Bologna, così come per il precedente incontro, non so se forse con le luci un po', se riusciamo a far vedere lo schermo, si sta componendo. Forse possiamo anche tenere un po' di sala, possibilmente. Ecco, si sta componendo sullo schermo quello che poi diventerà il volto della protagonista dell'incontro di oggi, di Sonia Sofia Kowalewskaja. È un disegno, una costruzione grafica di Gabriele Peddes. La volta scorsa, per chi ci ha fatto compagnia, abbiamo distribuito il disegno originale di Francesca Basso della Eminöter. Oggi, diciamo, per rispetto non tanto delle indicazioni stringenti, ma delle consigli che stiamo tutti seguendo, abbiamo ritenuto di non distribuire brevi mano il disegno, che entro la fine di questo incontro vedrete poi comporsi, ma è scaricabile dal sito del Mulino, scaricabile e stampabile. È un bellissimo disegno e quindi ringraziamo il Mulino per la disponibilità e Gabriele Pedes per averlo prodotto. Ho appena parlato di collegamenti e mi fa molto piacere segnalare e salutare il collegamento in streaming con Parma, con l'iniziativa della Buona Battaglia, una rassegna sull'istruzione voluta dal Comune di Parma in collaborazione con la casa editrice Il Mulino, e quest'anno dedicata all'insegnamento dell'educazione civica. Un saluto quindi a tutti gli amici collegati, che poi saluteremo inderogabilmente alle permettive di regia alle 18:20, perché in streaming poi loro passeranno ad un altro evento. Mi piace segnalare anche a loro l'uscita, visto che parliamo di dialoghi matematici e delle iniziative del Mulino. Già un piccolo siparietto pubblicitario, ci perdonerete, ma c'è anche una ragione di affetto. Giovedì esce in tutte le librerie questo libro, di cui credo che possiate apprezzare la bellezza della copertina, anche se da lontano. Il titolo è Uno più uno non fa sempre due. Il sottotitolo è Una lezione di matematica. La lezione è di John David Barrow, che ha insegnato matematica applicata e fisica teorica a Cambridge fino a poche settimane fa, perché appunto purtroppo è morto 3 settimane fa. E è uno dei più grandi divulgatori scientifici di questi ultimi 20 o 30 anni. I suoi libri pubblicati in Italia, tutti, sono 22, dai maggiori editori. Il primo suo editore fu Adelphi. Mi fa piacere veramente segnalarlo, perché oltre che un carissimo amico, il suo ultimo libro, che esce purtroppo postumo, esce in edizione originale italiana per i tipi del Mulino, meritoriamente,
e ovviamente è stato già oggetto di richieste alla Fiera di Francoforte da editori stranieri, una lezione di matematica, mi permetto di consigliarlo, ripeto, molto anche per affetto, ma anche per le straordinarie intuizioni che ci sono dentro. Uno più uno non fa sempre due, sta a ricordarci una cosa che forse qui abbiamo anche un po' imparato a considerare, cioè che quando si parla della necessità di divulgare le cose difficili, si dà per scontato che ce ne siano di facili, e John Barrow un po' al contrario ci invita a riflettere su quanto intuitivamente sembrano semplici delle cose che invece possono diventare molto difficili, come una semplice addizione, uno più uno quanto fa. Tutti siamo stati a scuola e ricordiamo che uno dei primi insegnamenti del maestro è stato: quanto fa una pera più una mela? E ovviamente il cortocircuito logico immediatamente che ne consegue. Ecco, ma vi dicevo dell'educazione civica di cui stanno discutendo a Parma in questa iniziativa del comune. Il personaggio di cui oggi parliamo e raccontiamo ha molto a che fare anche con l'educazione civica, ovvero sia con le pari opportunità, perché la storia di Sonia Kovalevskaya è una storia che per alcuni versi ripercorre anche quella che abbiamo visto per chi c'era due settimane fa, seguendo le vicende di Emmy Noether. Sonia Kovalevskaya in realtà è vissuta qualche decennio prima. Io non voglio dirvi nulla perché abbiamo due ospiti straordinari per parlarcene. È un personaggio che, come ho detto qualche volta anche qui, è uno di quei personaggi che ti fa chiedere perché mai romanzieri, soggettisti magari cinematografici si perdano a inventare storie originali quando ce ne sono di effettivamente accadute formidabili. La biografia di Sonia Kovalevskaya, che adesso ripercorreremo, fa impallidire gli intrecci di Tolstoi dal punto di vista delle vicende, dei personaggi che incontra. E devo dire che almeno per una volta quello che io lamentavo invece è stato genialmente compreso, non a caso, da uno, permettetemi di dirlo, al gusto personale dei più meritati premi Nobel degli ultimi anni, quello ad Alice Munro, la scrittrice principalmente di racconti, che in questa raccolta, che anche questa, non essendo del Mulino sono più tranquillo nel promuoverla, Troppa felicità, di Einaudi, dedica appunto con il titolo Troppa felicità, la raccolta prende il titolo di questo racconto, Troppa felicità racconta proprio la vicenda, gli ultimi anni di Sonia Kovalevskaya, in un flashback continuo che riguarda la sua vita, che oggi anche ripercorreremo. Quella troppa felicità che appunto Alice Munro gli mette nella bocca, nelle parole di Sofia, il giorno prima di morire sostanzialmente, rilassata da un farmaco che un medico le ha somministrato senza dirglielo, ma capendo che lei sta vivendo gli ultimi momenti di vita, pensando a sua figlia Fufu e a tutte le cose meravigliose che aveva realizzato. Chi ci aiuta oggi? Ci aiuta Roberto Natalini, che è qui alla mia destra, che è il direttore dell'Istituto di Applicazione al Calcolo Mauro Picone del CNR, una laurea alla Sapienza, un dottorato in matematica a Bordeaux, ovviamente insegna anche all'Università di Roma, al Dipartimento Guido Castelnuovo, insegnato anche all'Aquila in precedenza, no? Se non ricordo male, e visiting professor a Brown University, a Stanford, a Madison, Wisconsin, in Cina e anche a Bilbao. Una passione per i fumetti, che poi vedremo, ovviamente moltissime pubblicazioni nel suo settore, ma un'attenzione veramente importante alla divulgazione scientifica e in particolare ai fumetti. Credo che proprio in questi giorni sia avanti e indietro per assecondare questa passione, che ha trovato una grande risposta proprio nella capacità di divulgare questioni di matematica. E dovremmo
Vedete, già il disegno si è composto, mi fa molto piacere, siamo arrivati quasi, avevo cronometrato questo intervento per fare in modo che si vedesse il disegno di Peddes, ma eccolo qua che si compone con gli occhi, come vedete molto bello, scaricatelo dal sito del Mulino e stampatevelo. E l'altra persona che ci fa compagnia, ahimè, da remoto è Silvia Benvenuti, non so se riusciamo a vederla comparire sullo schermo, eccola qua. Io non vi vedo, per cui mi vediate voi. Allora, la professoressa Silvia Benvenuti insegna qui all'Università di Bologna, insegna didattica della matematica, la insegna sia alla facoltà di matematica che alla facoltà di scienza della formazione, è una autrice e divulgatrice poliedrica. Qualcuno se la ricorderà anche su questo palcoscenico, una specie di valigia di Mary Poppins piena di oggetti che usa per raccontare le geometrie euclidee, alle quali ha dedicato peraltro uno dei suoi libri, altri dal titolo Insalate di matematica sui rapporti tra matematica, arte e design, e distribuzione libraria permettendo, dovrebbe essere riuscita per EDT In viaggio con i numeri, è collegata perché è in confinamento fiduciario, come si suol dire, ma come vedete è in ottima salute, per cui le auguriamo. Non si sa. Sì, no, ti vediamo in splendida forma. Ovviamente ci dispiace non averti qui con noi, ma ci fa molto piacere che tu possa intervenire e troveremo sicuramente l'occasione per rifare questo incontro dal vivo. Visto che sei collegata, Silvia, darei a te direttamente la parola per raccontarci che donna straordinaria è questa Sofia Kowalewska. La stessa domanda che poi farò a Roberto Natalini, ma intanto raccontaci tu qualche cosa di questa figura. Sì, allora, straordinaria mi sembra appunto l'attributo corretto. È una figura in realtà anche molto complessa e forse già qualche indizio, diciamo, sulla figura, sulla vita, ce lo danno le date, no, di nascita e di morte, perché Sofia o Sonia, tutte le volte ci abbiamo il dubbio, no, ma in realtà ci sono molte diverse traslitterazioni, quindi io userò, penso, indifferentemente i due nomi. Allora, appunto, Sonia nasce nel 1850 a Mosca e muore nel 1891 a Stoccolma, quindi praticamente vive la seconda metà del XIX secolo, che in realtà è un'epoca estremamente eccitante nella storia intellettuale e sociale europea, perché è appunto il momento della crescita dell'attivismo rivoluzionario, è proprio il momento in cui per esempio si diffonde la biologia evoluzionista di Darwin, con cui appunto Sonia ha dei contatti, diciamo, per interposta persona, perché il marito di Sonia, del quale parleremo, era un paleontologo amico e entusiasta, diciamo, sostenitore delle idee di Darwin. È il momento dell'emergenza dei movimenti per i diritti delle donne, quindi è un periodo in cui, diciamo, se vogliamo racchiuderlo in due parole chiave, ecco, si può racchiudere come progresso e cambiamento. Progresso e cambiamento che Sonia vive appieno, appunto, costituendo una figura estremamente poliedrica. Se guardiamo una delle sue biografie, il titolo della sua biografia, non so se la vedete, è Una convergenza di vite, no? Lei praticamente è una figura a tutto tondo, perché è chiaramente matematica, una matematica importante che ha lasciato dei contributi fondamentali alla matematica, ma è anche scrittrice e rivoluzionaria. E tra l'altro, appunto, sempre le date, diciamo, di nascita e di morte ci fanno capire che lei è morta molto giovane, perché muore a 41 anni. Ciò nonostante, appunto, in questa sua breve vita riesce, appunto, intanto a superare gli ostacoli che lei incontra nella sua carriera in quanto donna, perché a quei tempi, diciamo, per esempio, lei parte da Mosca e a Mosca non poteva uscire dalla Russia se non accompagnata dal padre o dal marito, no? E quindi lei cosa fa? Decide che si cerca un marito e si procura un marito, questo Vladimir Kowalewski,
che appunto è un paleontologo col quale lei, diciamo, contrae un matrimonio bianco, bianco fino a un certo punto, perché poi vedremo che invece avranno anche una figlia, no? Ma il motivo per cui lo sposa è proprio avere la possibilità di uscire dalla Russia e iscriversi all'università ad Heidelberg. Quindi appunto ha tutta una serie di difficoltà legate al fatto che, per esempio, non può seguire all'università le lezioni di Weierstrass, però Weierstrass ne capisce il valore e quindi le dà lezioni private. Poi appunto non può, nonostante appunto consegua un dottorato a un certo punto a Gottinga, quindi appunto ovviamente, e tra l'altro il dottorato lo consegue con quello che è il famoso teorema di Kosciuk-Walensky, no? Però nonostante questo, rientrata in Russia, nessuno le offre una cattedra universitaria, no? Ma anche questo ostacolo lo supera, perché poi dopo riesce appunto a diventare membro dell'Accademia delle Scienze, a appunto vincere un premio importante, e a seguito della vittoria di questo premio importante appunto anche ad avere la agognata cattedra a Stoccolma. Però insomma è bella il fatto che sia una figura poliedrica, no? Perché appunto è autrice di una, per esempio, di una pièce teatrale che appunto scrive con un'amica che in realtà poi è la sorella di uno dei matematici che l'aiutano, Mita Glechner, e scrive questa storia che è una storia di diciamo una sorta di sliding doors, in cui lei appunto ipotizza come possono andare a finire, come può andare a finire una storia se si fa una scelta oppure se ve ne fa un'altra, no? Quindi tutta una serie, diciamo, di tematiche che sono estremamente affascinanti, e tra l'altro estremamente legate alla matematica, perché se ci pensate, diciamo, quest'idea, no, di una biforcazione che in qualche modo dà origine a due fenomeni completamente diversi richiama l'idea matematica della teoria delle catastrofi, no? Quindi è una figura molto affascinante, molto passionale, e tra l'altro lei rivendica la passionalità anche in relazione con la matematica, perché lei dice: solo i non matematici pensano che per fare matematica bisogna essere freddi, no? E che la matematica sia una materia arida, perché i non matematici identificano la matematica con l'aritmetica, ma invece la matematica richiede passione, richiede creatività, no? E questa è una cosa molto bella e molto vera. E poi è una figura anche profondamente tragica, no? Perché in effetti la sua breve vita è costellata da eventi familiari molto duri, diciamo. Lei soffre la mancanza di legami sentimentali profondi, perché essendo, diciamo, una romanticona, in realtà avrebbe voluto trovare, no, un legame sentimentale più profondo, e invece non riesce a farlo, ed è appunto anche nel momento di massimo successo in matematica, purtroppo è profondamente infelice, e quindi questo appunto la rende il perfetto personaggio del romanzo. E appunto anch'io approfitto per fare lo stesso spot che ha appena fatto Pino, perché il racconto Troppa felicità è meraviglioso e fa molto soffrire, però ve lo consiglio caldamente. Allora, intanto ti ringrazio per questo primo intervento. Visto che l'abbiamo citato, leggo proprio l'esergo a Troppa felicità, esatto. Dove Sofia Kovalevskaya, in prima persona, scrive: chi non ha studiato la matematica tende a confonderla con l'aritmetica e a considerarla una scienza arida e fredda. La verità è che la matematica richiede molta immaginazione. Queste sono le parole di Sofia Kovalevskaya che Alice Munro usa in esergo. Le parole invece di Alice Munro a un certo punto di questo racconto, per esempio, dicono: le avevano consegnato il premio Bordin in un trionfo di baciamano e discorsi e mazzi di fiori in sale eleganti e luminosissime. In compenso, quando si trattò di affidarle un incarico, le chiusero le porte in faccia. Non l'avrebbero considerato molto diverso che offrire un impiego a uno scimpanzé ammaestrato, e per le pari opportunità
continua Alice Munro, le mogli dei grandi scienziati preferivano non conoscerla e non invitarla a casa, perché, come dire, era un po' di cattivo gusto in qualche modo che lei fosse intelligente. Chiedo anche a Roberto Natalini prenderà il tempo che ha, di cui ha bisogno per raccontarci questa figura, ricordando peraltro che tra i suoi incarichi c'è anche, è l'unico di due, mi sembra, membri maschili della Commissione Pari Opportunità e quindi a maggior ragione dell'Unione oggi, Matematica Italiana, sì. Dell'Unione Matematica Italiana, e quindi a maggior ragione può intervenire oggi e anche risottolineare questo aspetto che ci lega agli amici che ci stanno seguendo da Parma. Appunto, ricordavamo Roberto questa figura, sua sorella ebbe una quasi storia d'amore, fu richiesta in realtà in sposa da, pensate un po', da Dostoevskij, e lei racconta di quanto sentiva la proposta di matrimonio. Ha incontrato George Eliot, ha incontrato Karl Marx, Darwin, è stata alla Comune di Parigi con la sorella e con Kowalewski, con il marito. Ma ecco, raccontaci un po' la tua... Intanto grazie. Sicuramente quella di Sofia Kowalewska è una figura affascinante, no? È una delle poche donne che, quando ero studente di matematica a Roma, vedevo l'immagine, la fotografia sulle pareti del mio ateneo. Cioè, io andavo nei corridoi del Dipartimento di Matematica e c'erano tutti questi uomini, diciamo, tipicamente matematici degli anni dell'inizio del secolo, della fine dell'Ottocento, molti con baffoni, appunto, non con tanti capelli magari, oppure con questi favoriti, dipende dall'epoca, alcuni molto buffi. E poi c'era questa signora, giovane, perché appunto abbiamo detto è morta a 41 anni, e la foto risale secondo me a quando c'era 36-37, ed è una foto classica che, se voi cercate su Wikipedia Sofia Kowalewska, con una delle tante traslitterazioni che si riescono a trovare, trovate questa bella foto di questa signora, che tanto era conosciuta per la sua bellezza, per la sua estrema bellezza, che è un, diciamo, in qualche modo anche di imbarazzo, perché molte persone potevano pensare che una donna bella, affascinante, brillante non fosse una brava matematica. Questo creava un pregiudizio. Ora, quindi io ricordo questa immagine e, miracolo, questa immagine era collegata a un teorema. Perché vedete, non tutti quanti, quando uno fa il matematico di solito non studia la storia della matematica, sono altre persone, sono gli storici della matematica che studiano la storia della matematica, i matematici fanno teoremi nuovi, studiano i teoremi vecchi, poi quasi tutti i teoremi, dovete sapere, non portano di solito il nome di chi l'ha fatto. Cioè, la maggior parte dei teoremi che studiate a scuola, il teorema di, che ne so, dell'Hôpital, il teorema di Roll, l'avete visto al liceo, sono tutti teoremi che non sono stati fatti dal signore L'Hôpital o dal signor Rolle, ma da qualcun altro, perché ci sono delle tradizioni strane e c'è quindi il teorema del fatto che i teoremi non hanno il nome di chi l'ha fatto. Va bene, questo almeno nella storia. Invece nel suo caso c'è un teorema che, appunto, ha citato prima Silvia, che era il teorema di Kosciuszko-Kowalewska, che in realtà si chiama teorema di Kosciuszko-Kowalewski, perché all'epoca lei si firmava col cognome del marito, e quindi appunto Eskaya era perché era la moglie, ma appunto questo già fa vedere le tendenze dell'epoca. Ecco, questo teorema era un teorema che si studiava all'università. Non sono tantissime le persone, per esempio degli italiani abbiamo il teorema di Dini, il teorema di Fubini e forse il teorema di Cacioppoli. Ecco, questi sono i teoremi degli italiani che sono rimasti nella storia. Invece per lei abbiamo questo teorema. Tra l'altro, magari se avete tempo un attimo ne parliamo, ma è interessante perché intanto poi se uno va a studiare la cosa, e io a un certo punto della mia vita mi sono interessato a questa matematica e ho scoperto che questo teorema, che aveva questi due nomi, Cauchy, grandissimo matematico francese dell'inizio dell'Ottocento, che muore nel 1857, attenzione all'anno, in realtà... con Kowalewska, che nasce nel 1850, non possono averlo fatto insieme. Cioè, quando Cauchy muore, Kowalewska ha 7 anni, quindi chiaramente non si erano conosciuti. Allora, come mai c'è questo doppio nome?
Ecco, allora uno andando a studiare scopre che semplicemente anche lì Cosci ha messo il nome, come dire, perché era quello famoso, quello che aveva ispirato questo tipo di ricerche, però in realtà il teorema l'ha fatto solo Kovalevskaya, quindi dovremmo oggi ricordarlo come teorema di Kovalevskaya. Ecco, allora che cosa dice questo teorema? Adesso scriviamo un po' la lavagna, mi hanno detto che scrivere la lavagna va benissimo, giusto? Mi permettete, no? Non è... Certamente. Allora diciamo, Cauchy aveva fatto una cosa interessante, aveva detto tutte le leggi della fisica si possono alla fine ridurre, magari con molte semplificazioni, a scrivere delle equazioni differenziali. Che cos'è un'equazione differenziale? Io ho una funzione del tempo, che può essere più funzione del tempo, può essere una cosa complicata, che mi descrive un andamento. Per esempio, voglio fare un esempio sgradevole, l'andamento delle epidemie. Quindi abbiamo un asse dei giorni, qui abbiamo il numero dei contagiati e abbiamo un bel andamento di questa funzione. Allora vedete, questa qui è una funzione del tempo, per ogni giorno abbiamo un valore. Tutto chiaro fino adesso? Abbiamo visto, sono 6 mesi che non vediamo altro in televisione, sui giornali, quindi benissimo. Allora questo tipo di funzioni soddisfano delle equazioni. Queste equazioni sono come quelle che abbiamo studiato noi a scuola, vi ricordate? Quando uno faceva le scuole, diciamo, superiori all'inizio, avevate delle equazioni molto semplici del tipo, che ne so, se x quadro è uguale a 1, quanto vale x? Va bene? X vale più o meno 1. Però un'equazione, oppure potete fare quanto vale se x più 3 uguale 2, quanto vale x? Sono equazioni di primo grado. Potete complicarla, potete mettere x cubo più x quadro più 1 uguale 0. Quanto vale x? E così via. Allora, per queste equazioni, l'esistenza di soluzioni è stata più o meno dimostrata in realtà nell'Ottocento, bene, però insomma si sapeva già dal Medioevo, già Fibonacci, lo nomino così al volo perché appunto questi giorni sono i giorni di Fibonacci, sono 850 anni dalla nascita, aveva dimostrato che fino a equazioni del secondo grado c'è la soluzione. Però che succede se al posto di avere queste equazioni qui abbiamo un'equazione in cui sono le funzioni? Beh, questo è il problema più interessante perché dovete sapere che tutte le leggi della fisica da Newton in poi si scrivono con equazioni differenziali. Quindi tutta la fisica conosciuta nell'Ottocento era una fisica che si poteva scrivere con queste leggi di natura, cioè le leggi della caduta dei gravi di Galileo, le leggi di Keplero dei pianeti intorno al Sole, tutto si scriveva con equazioni differenziali. Cauchy si pone un problema. La soluzione, come è fatta? Esiste? Non esiste? Allora lui dice, beh, se voi mi date... Non riesco a girare questo qua. Se voi mi date, per esempio, un cannone e dobbiamo fargli sparare un proiettile, va bene? Questo proiettile avrà una certa traiettoria. Allora, intanto vogliamo sapere, esiste questa traiettoria? Ce n'è una sola? Se io do la velocità del proiettile quando esce dal cannone e la posizione, riesco a determinare la traiettoria o no? Problema interessantissimo. Dall'altro, Newton per questo fa le leggi, cioè per fare anche i calcoli balistici, sanno esplicitamente. Ora arriva Cauchy e dice sì, c'è sempre una soluzione se diamo certe condizioni iniziali. Quindi un pochettino quello che verrà detto dopo negli stessi anni da Laplace, se mi dite la posizione di tutto l'universo potrò predirlo. E Napoleone gli disse, ma non avete messo Dio? Non ne ho bisogno di Dio. No, questa famosa frase. Allora Weyes, un grandissimo matematico citato prima da Silvia, un pazzesco matematico, purtroppo conosciuto soltanto forse a livello universitario come Cauchy, Weierstrass dice a Kovalevskaya, guarda, che succede se noi lo generalizziamo in problemi in cui non c'è solo il tempo, ma c'è lo spazio? Per esempio, io prendo, che ne so, un'onda del mare, oppure una membrana elastica, la faccio vibrare. Questa qui, c'è una soluzione? Oppure un'onda di calore, cioè do del calore a una sbarra, questo calore si trasmette, esiste la soluzione? Ecco.
Kovalevskaya affronta questo problema. Inizialmente sembrava un esercizio, perché in realtà Cauchy aveva fatto dei calcoli, aveva dimostrato un teorema. Bene, questo teorema era sbagliato. Kovalevskaya fa vedere che proprio per la sbarra di calore la soluzione esiste soltanto al tempo iniziale, quindi non serve a niente questo teorema di Cauchy. Quindi deve rifarlo da capo. E si trova con questa sfida intellettuale di fare tutte le leggi dell'elettromagnetismo, le leggi, oggi si scrivono tutte con queste equazioni, si chiamano le derivate parziali, le equazioni di Schrödinger, qualsiasi equazione, Navier-Stokes, quello che si usano per gli aeroplani, per le automobili, per progettare i profili di una fusoliera, tutte quante dipendono da queste equazioni qui, anche oggi, anche, cioè si usano attualmente. Ecco, lei dimostra il teorema di Kovalevskaya, chiamiamolo così, che se si possono scrivere in forma che oggi chiamiamo kovaleskiana o normale, allora la soluzione esiste e unica per un certo tempo. Ecco, questo qua secondo me è un salto concettuale, lei nemmeno se ne rende conto all'inizio. Cioè, nel senso che gli sembra di aver risolto un esercizio, la sua tesi di dottorato. Bene, oggi lo studiamo a scuola, è il secondo capitolo di un qualsiasi libro di equazioni differenziali. Il primo libro mette le definizioni, il primo capitolo c'ha le definizioni e il secondo c'è il suo teorema. Quindi è alla base delle nostre conoscenze moderne. E come si lega alla storia che raccontava prima Silvia? Silvia raccontava di questa storia di Sliding Doors, che lei immagina con l'amica Mita Gleffer, una storia in cui i protagonisti hanno piccole variazioni. Ecco, questo qua è interessante, perché lei è imbevuta nello spirito dell'epoca. In quell'epoca c'era un signore, si chiamava Poincaré, che studiava i corpi celesti, come si muovevano, e trova un teorema, trova che se noi prendiamo una traiettoria e poi prendiamo una che parte vicino, possiamo dire che sono vicine per un certo tempo, però poi questa traiettoria inevitabilmente si allontanerà. Noi possiamo dire che un satellite sta intorno alla Terra per 10 anni, 20 anni, 30 anni, ma un piccolo errore nelle condizioni iniziali può dare un grandissimo errore dopo molto tempo. Questo è un teorema che vediamo tutti i giorni quando vediamo le previsioni del tempo. Le previsioni del tempo sono accurate per pochi giorni, perché un piccolissimo errore di misurazione ci dà un tornado, appunto, no? Allora, vedete, questa cosa qui è esattamente la storia che racconta lei, cioè una piccolissima differenza nei dati iniziali della vita dà una grande differenza. E dove lo ritroviamo questo, forse? Il fatto che una piccolissima differenza ha fatto nascere donna al posto di uomo, e questo per lei, la sua vita, è cambiata in maniera incredibile. Se lei fosse stato un uomo, sarebbe stato forse il più grande matematico russo dell'Ottocento. Grazie mille, vi avevamo promesso che era una storia affascinante, e questo assaggio ovviamente ce lo conferma. Tra l'altro ci permette, appunto, come ci ricordava il professor Natalini, di sentire dei nomi che nella storia, cioè, per chi non è un matematico professione, sono nomi come quello di Cauchy, come quello di Weierstrass, che non hanno bucato, diciamo, la parete della cultura popolare, eppure sono nomi straordinari. Weierstrass è un grandissimo maestro, di Sonia. Ricordo peraltro che quando lei si presentò, cosa che racconta anche Alice Monroe nel suo libro, quando si presentò per essere accettata al corso, Weierstrass, come faceva un po' con tutti gli studenti, ma con lei in particolare, gli chiede di risolvere, gli dice che non c'è posto nel suo corso, dice però vabbè, mi risolva questi problemi, ci vediamo fra una settimana. Lei non solo li risolve, ma li risolve in maniera originale, diversa da quella, dalle prove che aveva fatto il suo maestro. A quel punto lui non si fida, pensa che qualcun altro le ha fatto il posto suo, e quindi, come farebbe il professor Natalini in condizione analoga, dice beh, mi racconti che cosa ha fatto. E lei non solo glielo racconta, ma gli illumina un mondo, e devo dire da quel momento in poi, cosa che in questo racconto viene illustrata in maniera poetica, straordinaria, diventa una specie di secondo padre per lei, o forse il primo, diciamo la verità. Quindi, allora, abbiamo già parlato un po' di questo
teorema di Cauchy-Kovalevskaya e, come ci ha ricordato il professor Natalini, sarebbe oggettivamente più corretto dire che è proprio solo un teorema di Sonia Kovalevskaya. Il premio Bordin dell'Accademia Francese delle Scienze, la più alta onorificenza scientifica che una donna dell'epoca potesse mai raggiungere, che fu raggiunto appunto da Sonia Kovalevskaya, quel premio appunto che non le permise di avere un posto all'università, ma e addirittura nemmeno gli inviti dalle mogli, da parte delle mogli dei suoi colleghi matematici, riguardava invece lo studio della rotazione di un corpo rigido attorno a un punto fisso, che detto così può sembrare complicato, ma è appunto quello che da piccoli abbiamo sempre fatto cercando di far girare una trottola. Silvia, ci sei ancora collegata con noi? Mi sentite? Sì. Ci sono. Eccoci qua. Allora, a te la trottola. Allora, intanto, vabbè, appunto, giustamente hai detto, l'abbiamo provato, no? Più volte da piccoli facendo girare la trottola, l'abbiamo anche provato e ve l'avrei dimostrato volentieri in presenza, ma abbiamo provato anche, diciamo, con noi stessi, no? Pensate ai pattinatori o ai ballerini, no? Abbiamo visto come effettivamente il modo in cui un corpo ruota dipende non solo dalla dimensione della massa del corpo, ma anche da come questa massa è distribuita, no? Tant'è vero che appunto avete in mente i ballerini, no? O i pattinatori, che quando tirano le braccia in alto, no? E in qualche modo diciamo racchiudono la massa in una parte, diciamo, più ristretta, no? Stringendo braccia e gambe, aumentano la velocità di rotazione, no? Allora, appunto, Sofia studia questo caso del moto, diciamo, di un corpo solido attorno a un punto fisso, e diciamo quello che si trattava di fare era cercare di migliorare la comprensione che se ne aveva fino a quel momento. C'erano stati studi sulle trottole precedenti, essenzialmente c'erano due casi che si conoscevano: un caso che era stato analizzato da Eulero e che era una trottola il cui punto fisso era il centro di gravità, il baricentro. E poi l'altro caso, che è proprio il caso della trottola, no? Che abbiamo in mente tutti, o il caso appunto del ballerino, no? Anzi no, il caso della trottola in realtà, perché il ballerino solo se è simmetrico, che è la trottola simmetrica il cui punto fisso è il punto in cui tocca terra, no? Questo invece era stato studiato da Lagrange. Cosa fa invece Sonia? Sonia scopre un nuovo tipo di trottola per cui è ancora possibile riuscire a dare una descrizione esplicita del movimento dell'oggetto, perché normalmente invece in generale il momento non è integrabile, è caotico, quindi non si può dare una descrizione esplicita. Allora lei praticamente descrive questo caso, e questo caso è il caso in cui appunto due momenti di inerzia sono uguali tra loro e il terzo è la metà dei due che sono uguali. Ed essenzialmente, facendo queste ipotesi, Sofia riesce a trovare un modo per risolvere esplicitamente il sistema differenziale che mi risulta, usando un nuovo tipo di funzioni. Diciamo, il risultato perché è bello? Diciamo, è bello in sé, chiaramente le vale, no? Questo premio Bordin, che mi dispiace, ti correggo, in realtà a seguito del premio Bordin in realtà lei la ottiene la cattedra, perché il premio Bordin è del 1888 e mi sembra che nel 1889 lei abbia la cattedra a Stoccolma. Fino ad allora assolutamente non c'era stato verso, perché lei era riuscita solo ad ottenere tramite Mittag-Leffler la possibilità di fare docenza nell'università, ma con un incarico, diciamo, al quale noi siamo abituati adesso, no? Precario, però addirittura senza stipendio. Lei si manteneva sulle donazioni degli studenti. Dopodiché, invece, a seguito di questo premio Bordin, riesce ad avere questa cattedra. Ma ecco, la cosa bella, diciamo, dello studio di Sofia è che in realtà molto molto dopo si è scoperto che in realtà questi tre casi analizzati, cioè il caso di Eulero, il caso di Lagrange e il caso di Sofia, sono gli unici in cui l'equazione dei solidi rotanti si può risolvere in modo esplicito. Cioè, in altri termini, Sofia conclude, diciamo, uno studio dando, diciamo, il terzo caso, il caso che mancava e che è l'unico che si poteva ancora esplicitare. Quindi
questo diciamo è sicuramente un risultato molto importante per lei, se non che appunto se stiamo alla sempre credo che io e te Pino ci siamo letti questo racconto e ci ha talmente preso, no? E io devo dire, anche quando penso al discorso del premio Gordin e tutto, penso a come lo descrive Alice Munro, che appunto vede in questo premio l'inizio della fine della storia che Sofia aveva con un altro Kowalewski, che è Maxim Kowalewski, che in realtà non era parente, no? del marito, e che diciamo in qualche modo, geloso per questo premio che aveva ricevuto Sofia, in qualche modo la allontana, no? E questo diciamo la getta in un'infelicità ancora più profonda di quella in cui peraltro comunque già stava, perché diciamo la sorella era morta molto giovane, muore se non sbaglio nell'87, qualcosa una data simile. Il marito si suicida nell'83 per aver diciamo essere fallito, aver perso tutta l'eredità di Sofia e poi diciamo essere stato coinvolto in una truffa, quindi insomma era una situazione dal punto di vista personale molto pesante, che questi successi nella matematica non riescono a alleviare, no? In qualche senso. E volevo anche tornare un attimo, visto che ne hai parlato, a questa figura di Weierstrass, no? Che è una figura che appunto davvero, cioè, per lei è stato un mentore. Lei addirittura diceva, era molto modesta, diceva che lei non aveva fatto altro che portare avanti le idee di Weierstrass, no? E in realtà è molto bello vedere come Weierstrass vede in lei l'allievo che aveva sempre sognato, no? La persona in grado non solo di seguire il suo ragionamento, ma di precederlo, no? E di dargli ulteriori spunti. Quindi forse diciamo diciamo anche senza essere stato un uomo, no? È stata il matematico russo più importante, o comunque uno dei matematici russi più importanti della sua epoca, no? Perché veramente diciamo una persona straordinaria da questo punto di vista. Senti Silvia, mentre, siccome sono quasi le 6:15, io approfitto per approfitto qualche minuto in anticipo, perché poi magari interromperei o te o il professor Natalini, e nel frattempo saluto gli amici di Parma che fra qualche minuto ci lasceranno il collegamento in streaming per passare a un altro appuntamento, quindi anche se non li vediamo li salutiamo e li ringraziamo per averci seguito fino a questo punto, e forse lo faranno appunto per ancora qualche minuto. Vogliamo provare in questo trionfo tecnologico, credo che tu possa forse farci vedere la trottola. No, non ve la posso far vedere perché ho bloccato, cioè host disable attendi screen sharing, non posso... Allora Silvia, una cosa che ho notato, se riesci a stare un po' più lontana dal computer, ecco, ti sentiamo, ti vediamo meglio, e che è un piacere ovviamente, e ti sentiamo meglio. Vediamo un po'. No, però non ho le braccia abbastanza lunghe da controllare se riesco a condividere lo schermo, e comunque la risposta è no, purtroppo. E vabbè, insomma, però sei confinata, non c'hai le braccia lunghe, è un problema. Oggi è stato veramente un problema. Senti, allora rimarrei un attimo invece con Roberto Natalini. Ho accennato alla sua passione, che sia, immagino, indipendente dalla matematica, ma che poi ha coniugato con la matematica per i fumetti, a sogno Sofia Kowalewska ha dedicato un numero e un fumetto, tra l'altro con delle immagini possiamo far vedere, vero? Le abbiamo, attenzione, stavo cadendo, le abbiamo, sì, intanto le carichiamo, ci racconti un po'. Allora diciamo, io dirigo il CNR e abbiamo una casa editrice, sia CNR Edizioni, e dal 2013 abbiamo creato una collana di cui sono il direttore insieme a Andrea Plazzi, che è qui con noi in sala, vostro concittadino bolognese, e che si chiama Comics and Science, che tratta appunto di fumetti scientifici. E ogni anno facciamo uscire un paio di numeri, a volte tre, dipende dagli anni, e questi numeri trattano ogni volta un argomento diverso. L'ultimo è su Fibonacci, per dire, per questo dicevo prima che Fibonacci
molto vicino in questo momento ai miei pensieri, e nel 2 anni fa abbiamo pensato di fare un numero dedicato alle donne matematiche. Ecco, qui vedete dietro le mie spalle l'inizio del fumetto che è stato affidato come sceneggiatura e come disegni a una bravissima fumettista pisana che si chiama Alice Milani, e che ha fatto la storia che abbiamo raccontato, l'ha rappresentata a fumetti. Trovate questo fumetto, se cercate su Amazon è possibile ordinarlo, ed è appunto Comics and Science, The Women in Maths Issue, con la storia di Alice Milani, un'altra storia di Claudia Flandoli. E questa storia parte, questa qui è la sua amica, appunto, Anne Charlotte Leffler, che era la sua confidente, con cui appunto scrivono questa pièce teatrale, che è La lotta per la felicità, si chiama. E appunto c'è un'altra immagine dopo che si vede, in cui non so se si può passare, non lo so. Piano piano passiamo anche alla prossima, se riusci. Eccolo qui. Qui siamo sempre nella prima pagina, appunto questo tema di Coscicolesca, che appunto allegrafie ogni volta che cambiano, e c'era appunto il discorso di questo problema di trovarsi un marito per poter lavorare, per poter uscire dalla Russia, per poter andare a studiare in Germania, poi va pure a Parigi, insomma gira tutta l'Europa, gira molto di più di un medio studente italiano di oggi, nel senso che lei veramente fa di oggi sicuramente, di adesso sicuramente, è incredibile. Tra l'altro l'inizio del racconto di Alice Munro si ambienta a Genova, cioè comincia a Genova e finisce a Stoccolma. Ecco, quindi abbiamo questo fumetto, e anzi Alice Milani, che purtroppo ho invitato magari a partecipare, poi per motivi non poteva essere nemmeno in diretta, ve lo dico come anteprima, sta scrivendo la biografia lunga, questa è soltanto 12 tavole, per una casa editrice francese. Speriamo di averlo presto diciamo pubblicato, e magari anche in Italia. Tornando alle particolarità di Sofia Kovalevskaya, secondo me una cosa interessante da dire è questa: non è la prima donna matematica della storia, sicuramente. Abbiamo Ipazia, abbiamo Maria Gaetana Agnesi, che nel 700 addirittura potrebbe avere la cattedra qui a Bologna. Ne parliamo il 7 di novembre. Benissimo. E però, quindi non dico quasi niente, però poi vabbè, l'ha rifiuta, no? Questa cattedra, quindi non prende la cattedra. Però non è la prima donna a vincere un premio matematico, c'è Sophie Germain, però è la prima donna che ha coscienza della sua professione di matematica. Perché ecco, una cosa che cambia moltissimo tra il tentativo dilettantesco di una persona di fare delle cose e la vita che fa Sofia Kovalevskaya è che lei fa la vita di un vero matematico attuale. Cioè, va da uno dei migliori matematici del tempo, prende un dottorato, fa delle pubblicazioni su riviste normali, entra nel comitato di Acta Matematica, che è una delle più grandi riviste di tutti i tempi di matematica, quindi ha anche un ruolo decisionale, diventa professore universitario e fa dei corsi. Fa quello che fa un matematico di oggi, quindi è già una matematica moderna, e questa forse è veramente la differenza che cogliamo. Vedete, l'intelligenza russa in questo, diciamo, paese che era pieno di contraddizioni, no? C'erano persone di un'intelligenza, di una cultura pazzesca, e poi c'erano ancora gli schiavi, praticamente i servi che ancora non erano stati liberati, quindi siamo in un paese pieno di contraddizioni, però hanno questa apertura di avere veramente una formazione moderna, internazionale, parla 3 lingue, racconta, questo è un episodio bellissimo, e racconta nella sua autobiografia che quando era piccola non erano riusciti a riverniciare la sua stanza perché era finita la carta da parati. Quindi il padre prese un libro di analisi matematica e con i fogli di questa qua tappezzarono la sua cameretta con il teorema di Ostrogasky, che noi conosciamo col teorema di Gauss, però è un teorema importante di analisi 2. E lei da bambina, aveva 11 anni, lo guardava, non sapeva che voleva dire, e però gli era rimasto in testa, cioè aveva tutte quante queste pagine che c'è accanto al letto. E poi a un certo punto, un giorno che gli vengono date lezioni di matematica, perché era molto brillante, il professore dice: ma lei sembra che l'analisi matematica
ci sia nata con l'analisi matematica. Dice, io ho qualcosa in testa, mi sembra naturale, no? E certo, uno c'ha la cameretta appezzata con tutte le maniere Stroganski, è incredibile, no? Ecco, però per dire che oggi un matematico, qual è la differenza tra i matematici di oggi e di allora? Oggi un matematico è un professionista, è come se uno prendesse uno non gioca a pallone e a 30 anni dice dai, giochiamo a pallone, non è possibile, uno comincia a 7 anni, no? Una ballerina comincia a 5 anni forse, no? Un matematico comincia al liceo, deve sapere un po' di matematica, va all'università, ha dei maestri, fa un dottorato e a quel punto, se uno è bravo, va all'estero, si specializza, torna, se riesce a tornare, insomma, ha una vita, come dire, una carriera, uno sviluppo. Lei è un po' la prima persona che fa questa cosa qui. Ecco, questo è molto particolare e lo fa grazie alla sua grandissima personalità che le apre delle porte che per la maggior parte delle persone sarebbero state chiuse. E ricordava, sì, rispondendo anche a Silvia, mi ero tenuto l'informazione sulla cattedra come ultimo, perché poi in effetti riesce a ottenerla in Svezia, che è l'unico paese che riconosce una cattedra ad una donna, e finirà la sua carriera, in realtà anche la sua vita lì, ma la finirà scrivendo con non poco disappunto di Weierstrass, che sperava che lei continuasse invece a concentrarsi sulle cose di matematica, e invece lei scrive anche delle recensioni teatrali, scrive questo romanzo, questo racconto a due mani con Gerd Leffler, e però insomma appunto rimane questo personaggio a maggior ragione di grande interesse, perché dimostra anche ed è una conoscenza, una competenza letteraria, narrativa non banale. Siccome non tanto Silvia, che va bene, credo che sia sempre collegata con noi e ci ascolti, ma il professor Natalini ha un treno abbastanza presto, io anticiperei invece, visto che comunque siamo vicini all'ora e da quando ci siamo salutati, per approfittare per chiedere a voi se voleste fare qualche domanda, con la diciamo precisazione che per le ragioni che possiamo intuire tutti quanti, a differenza di quello che direi tutte le altre volte, cioè aspetti, le passo il microfono, invece il microfono non lo posso passare, e quindi chi avesse voglia di fare qualche domanda la può fare dal posto, cercheremo ovviamente di ascoltarla. Non so se c'è qualche curiosità di cui volete approfittare da parte di qualcuno. No, ci pensate intanto. Interrompetemi in qualsiasi momento, forse vorrei chiedere a tutte e due, visto che il tema è stato, il filo conduttore è stato un po' questo, se oggi in questo momento uno c'è ancora un problema di genere, ovvero sia da un altro punto di vista invece se è riconducibile a un certo modello di ricerca il fatto di essere portato avanti da una donna o da un uomo. Lo dico perché molti anni fa mi capitò di fare la stessa domanda all'allora vice direttrice generale della Banca d'Italia, che poi diventò anche presidente della RAI, di cui in questo momento mi sfugge il nome, ma alla fine questo ricordo sicuramente mi tornerà in mente. Comunque è stata ed è tuttora una grande economista, e siccome erano i tempi del 2010, c'erano ancora le conseguenze della crisi economica, le chiesi durante un incontro di questo genere se invece dei Lehman Brothers avessimo avuto le Lehman Sisters, se l'economia ne avrebbe tratto giovamento o meno. E devo dire che lei mi diede una risposta molto interessante, mi disse guardi, si dice, io non ho dati e non sono una sociologa, ma si dice che tendenzialmente le donne abbiano un minore propensione al rischio, e quindi le condizioni nelle quali ci siamo trovati le avremmo potute evitare probabilmente perché una gestione da parte delle Lehman Sisters sarebbe stata meno spericolata e più attenta. Puntualizzò, perché era una economista prima che una donna, mi disse guardi attenzione, nel momento in cui le dico questo le dico che
avremmo evitato queste crisi, ma le dovrei anche dire che in altri momenti questa propensione maggiore al rischio invece è un fattore positivo e quindi le cose vanno sempre a bilanciarsi. Oggi, Silvia, ti do la parola di nuovo a te, c'è un modo di fare matematica al femminile o diciamo, direi grazie a Dio è indifferente? Io sono profondamente convinta che sia del tutto indifferente e peraltro in tutta la mia esperienza, diciamo, sia come studente che poi appunto nella mia carriera, non ho mai avuto l'impressione di essere, diciamo, diversa in quanto donna. Quindi fortunatamente, secondo me, secondo quella che è la mia esperienza personale, questa differenza non esiste. Peraltro, se uno va un po' a vedere i dati, non è del tutto così, nel senso che è vero che diciamo all'inizio della formazione in matematica c'è una parità sostanziale tra uomo e donna, eccetera, e poi invece a mano a mano si va in posti di comando, no? È come un rubinetto che perde, no? Le donne si vanno perdendo perché in qualche modo, diciamo, vengono assorbite da cose diverse che sono la famiglia, la... Io credo che non esista una scienza al femminile, una scienza al maschile, una matematica. Non lo so, sarei curiosa peraltro perché stavo guardando che i nostri colleghi di Parma, con i quali appunto adesso credo non siamo più in collegamento, giusto poche ore fa avevano una lezione che si chiamava proprio La scienza è donna, tenuta appunto da Caterina Visco, che è una giornalista, insomma, divulgatrice scientifica, chissà che ha dato come dati e come... io posso dire, ecco, non so, forse sono stata fortunata, ma non ho mai avuto l'impressione, ecco, che ci fossero né ostacoli né, ecco, ho l'impressione che ci siano differenze. Quello che sì che ho notato e che forse vale la pena riportare come esperienza è che io, per esempio, nella mia esperienza personale ho notato che quando ho fatto un figlio e che quindi mi sono trovata con delle necessità anche familiari, degli impegni familiari più, diciamo, stringenti, ho continuato a fare le stesse cose che facevo prima con il triplo d'energia. In qualche modo credo che questo, diciamo, non so, la maternità ci renda più forti, ecco. E questo non lo so, ecco, se questo effettivamente configura un modo di fare scienza o anche qualunque altra cosa, qualunque altro genere di lavoro femminile. Comunque è importante, non ti chiediamo il 7:30, ma è importante sapere che ti pagano così tanto quanto gli uomini adesso, non c'è più... non si sa, perché a me sì, però ci siano altre invece posizioni nelle quali questo non succede, quindi... Allora. Roberto Natalini, cioè... È chiaramente molto difficile rispondere per me, perché qui siamo, diciamo, a tendenza a parlare di un argomento molto delicato. Allora, nella mia esperienza di vita, chiaramente il problema non è tanto, come dire, le doti personali, cioè le doti personali delle donne e degli uomini sono molto condizionate dal carattere, dall'educazione, e ci sono anche dei modi di affrontare i problemi che possono essere diversi. Però era questo quello che la direttrice generale, vice direttore generale della Banca d'Italia, sottolineava, non è tanto l'aspetto che ovviamente adesso daremmo per scontato che non ci sono più limitazioni, ma proprio che ci sia un approccio al modo di fare ricerca. Ci arrivo, nel senso che secondo me ci possono essere degli approcci diversi. Per esempio, è stato notato da una delle più grandi matematiche viventi, che è Ingrid Daubechy, che diciamo, insegna a Princeton, ha inventato le cosiddette wavelets, le ondelette che servono a fare, che ne so, le compressioni di immagini, ed è appunto stata presidentessa dell'Unione Matematica Internazionale, e lei diceva che in questo periodo di pandemia gli uomini fanno progetti di ricerca, le donne si occupano degli altri, cioè c'è una dimensione cooperativa in cui uno magari cerca di fare gruppo, anche di fare volontariato, per cui magari mentre l'uomo cerca lo stesso di avere risultati sul lavoro. E questo, in certo senso, retrospettivamente si potrebbe vedere in tante fasi della carriera. Un'altra cosa che mi diceva, io dico quello che mi dicevano delle colleghe, Michelle Schatzmann, che è una matematica francese morta purtroppo una decina di anni fa, che parlava anche lei del rischio, la intervistai, e mi disse la differenza è questa, che i matematici fanno molti risultati da giovani.
Da giovani, per fare un grande risultato, devi fare un investimento a rischio, anzi devi cercare un'idea pazza, un'idea che nessuno avrebbe, se no non vinci la medaglia Fields. E le donne sono molto più con i piedi per terra e quindi magari emergono quando sono più grandi, e quando sono da giovani non c'è quel buttarsi nel vuoto, perché la società gli ha insegnato che una donna deve stare al suo posto. Quindi non è per doti personali, ma per questa attitudine al rischio, che probabilmente, io non so nemmeno se è biologica, ma è sicuramente culturale, la donna rischia di meno. Cioè, 7 anni a casa, come ha fatto Andrew Wiles per dimostrare il teorema di Fermat, forse una donna non se lo permette, o non se lo permetteva. Poi ci sono eccezioni di tutti i tipi. Io ho incontrato donne matematiche stratosferiche, bravissime, in tutte le condizioni, con figli senza figli, col marito senza marito, ma gente che fa delle cose mostruose, che diciamo non è semplicemente dire stanno alla pari, no, sono superiori in alcuni casi. E quindi diciamo veramente, ripeto, il problema può essere culturale, cioè che investimento, che modello di vita ho in testa che mi permette non di fare il matematico professionista normale, ma fare quell'investimento che mi porta a essere super eccezionale, no? Ecco, questo può essere che ancora oggi culturalmente ci sia un gap. Ecco. E devo dire che pensando purtroppo all'ultima e unica medaglia Fields donna, Miriam Mazzacani, che purtroppo per un tumore, in realtà è morta giovanissima, credo a 42 anni, a sostegno di quello che dicevi, che le grandi personalità poi, come dire, irrompono e sfondano qualsiasi barriera, non solo grandissima matematica donna, ma grandissima matematica donna in Iran, dove non è facilissimo per gradi ottenere visibilità e risultati, eppure il suo genio matematico è stato tale da superare qualsiasi barriera. No, e poi aggiungo una cosa importante, cioè i modelli che vengono imposti dai ragazzi. Cioè, se il ragazzino pensa da grande farò l'astronauta o farò lo scienziato o farò quello che scopre, che ne so, i buchi neri, che modello viene dato alle ragazzine? Allora, questa cosa qui, chiaro che sta cambiando, la divulgazione sta facendo delle cose, questo tipo di iniziative fanno delle cose, però ancora oggi paghiamo le conseguenze, ma non tanto nelle iscrizioni alle facoltà scientifiche che ci sono, ma nella prospettiva, che la gente, cioè nei limiti che ciascuno si pone. E secondo me è questa barriera culturale che bisogna cercare di smontare. E non mi stanco, eccola qua, una domanda, via. Laure Saint-Raymond, che è una delle più grandi matematiche francesi viventi, che a 45 anni ha 6 figli. Non è vero. Quindi, allora, grazie della domanda, grazie di aver partecipato. Mi fa molto piacere, io sono convintissimo che tutte poi queste iniziative ci aiutino a superare tutta una serie di problemi legati anche all'alfabetizzazione scientifica, probabilmente a difficoltà che in molti abbiamo oggi a capire quelle curve che, come ricordava Roberto Natalini, ci sono diventate ahimè familiari, oppure il termine crescita esponenziale, che prima era confinato in alcuni ambiti, adesso ci è diventato di necessità più... Anche se non capito dalla maggior parte delle persone, ma non importa. E quindi vi ringraziamo. Noi speriamo di poter certamente darvi appuntamento, incrociamo le dita. Ovviamente lo speriamo per noi, ma significherebbe che è possibile farlo. Quindi il 7 di novembre di incontrarci per appunto celebrare una grande matematica che ha avuto una grande storia qui a Bologna, la Agnesi, e Emma Castelnuovo, che farà cosa che farà piacere molto a Silvia, che ovviamente insegna didattica della matematica, e la didattica della matematica in questo paese si confonde con il nome di Emma Castelnuovo.
Silvia, ti auguriamo, come si suol dire, pronta guarigione. Non vediamo l'ora di rivederti e abbracciarti in vivo. Ringrazio molto Roberto Nicolini per la sua partecipazione, per il lavoro che fa con grande passione. Sta tornando a Viareggio, no? Mi sbaglio, per gli impegni tra matematica e fumetti. Ringrazio la casa editrice del Mulino, la Fondazione del Monte, Miss Monda, Unicredit, It's Maker e anche il Patto per la lettura del Comune di Bologna. Vi ringrazio veramente molto di aver partecipato stasera e spero di poterci salutare il 7 novembre. Arrivederci, grazie.